Bentrovati. Nella scorsa lezione abbiamo parlato di Anassimandro. Oggi parliamo del terzo e ultimo filosofo della cosiddetta scuola di Milano. La tradizione sarebbe stato discepolo di Anassimandro, come Anassimandro sarebbe stato discepolo di Talete. E la linea di successione ci è riportata in primo luogo da Aristotele nel celebre primo libro della Metafisica. Evidentemente questi tre filosofi appartengono a tre generazioni diverse. Di Anassimandro abbiamo detto che il principio per lui, facciamo una breve riepilogo della precedente lezione, consiste nel cosiddetto apeiron. Apeiron che in greco significa l'indeterminato. E abbiamo visto come tutte le cose che esistono, ta onta, gli esseri, gli enti, prendono avvio, ovvero traggono la loro nascita, il loro venire ad essere dall'apeiron, da questo principio indeterminato. E ciclicamente nell'Aperon trovano la loro fine, la loro distruzione. È interessante notare un concetto importante che poi ritroveremo anche nei successivi filosofi, e dato che il corso di storia della filosofia antica non può non partire dai filosofi greci, in queste prime lezioni, nei primi mesi di lezioni, poi sostanzialmente andremo a costruire il lessico fondamentale della disciplina, nonché a definire quelli che sono i concetti fondamentali della disciplina. Allora, quando parliamo di arché e per esempio nel caso di Anassimandro parliamo di apeiron, stiamo parlando di un qualche cosa, di un concetto che permane nel tempo al di là e alla base di tutti i cambiamenti possibili e immaginabili. Torniamo al concetto di apeiron, ovvero tutte le cose che sono vengono ad essere nella loro parzialità, nel loro essere limitate, nel loro assumere questa o quella forma fenomenica. Il termine fenomeno viene dal greco, dal verbo faino, che vuol dire mostrarsi. Quindi ta fainomena in greco indica le cose che si mostrano, ma le cose che si mostrano sono tutti gli oggetti naturali, e quindi le piante, gli animali, gli esseri umani e così via. Ogni cosa nella sua parzialità, nella sua limitatezza, e la limitatezza e la parzialità, ricordatevelo, consistono nella forma, ovvero nelle caratteristiche specifiche che ci fanno dire che quella cosa è una determinata cosa. Quindi quella la chiamerò pianta, quella la chiamerò animale, quella la chiamerò pietra e così via, a seconda delle determinate caratteristiche. Queste caratteristiche costituiscono anche i limiti della cosa. Allora, è corretto dire che tutte le cose traggono, le cose definite, traggono la loro nascita, cioè si manifestano a partire da questa entità, da questo bacino di essere, per così dire, che è indeterminato, e finiscono poi con il confluire nello stesso bacino di indeterminato. Dunque, sostanzialmente, non nascono, non si creano né si distruggono dal nulla. Nulla viene dal nulla. Ovvero gli esseri quando scompaiono, quindi quando scompare quella pianta, quando scompare quell'animale, quando scompare quella persona, ovvero diciamocelo, muore, cessa di essere, di fatto non si annichilisce, non diventa niente, ma diventa, diciamo, riconfluisce nell'informe che sarebbe l'apeiron. Facciamo degli esempi. Immaginate l'oceano.
L'oceano è un tutt'uno sostanzialmente. Se noi osserviamo le onde che si rincorrono, si intrecciano cavallone dopo cavallone sulla superficie dell'oceano, noi stiamo guardando qualcosa momentaneamente determinata, quell'onda lì, quel cavallone lì. Dura poco, dura alcuni minuti al massimo. Poi quel cavallone, quell'onda, che era acqua e che era oceano sostanzialmente, ma si era per un attimo stagliata sulla superficie dell'oceano assumendo dei contorni particolari, cessa di esistere nel senso che perde la sua specificità e viene riassorbita nel tutt'uno che è l'oceano. Lo stesso dicasi per l'immagine che abbiamo qui come sfondo ci aiuta. Anche se ancora non stiamo parlando di Anassimene, ma l'idea riguarda anche Anassimene, va da sé. Ecco, le nuvole che si rincorrono nel cielo, anche qui la sostanza è una sola, anche se noi possiamo giocare a rincorrere con lo sguardo le nuvole, a immaginare che quella nuvola abbia quella determinata forma, corrisponda a quell'animale e così via. Le nuvole di fatto poi tendono a sfilacciarsi, sono composte di anidride carbonica, con questo non voglio rompere la poesia del discorso, ma insomma, chimicamente sappiamo di che cosa sono fatte. Le nuvole quindi vengono ad essere per un breve periodo di tempo e poi cessano di essere qualcosa di specifico. Questo non vuol dire che si annullino, si annichiliscano, cessino effettivamente di essere. Semplicemente rientrano nel tutto che è in questo caso il cielo, le correnti atmosferiche e così via. Faccio un altro esempio, l'ultimo esempio. Allora, affinché si dia il suono, affinché si dia la musica, c'è bisogno di quale precondizione assolutamente indeterminata, cioè che non corrisponde a questo o a quel suono, a questa o a quella nota. La risposta è semplice, il silenzio, ovvero il silenzio, che sembrerebbe essere l'assenza di musica, è assolutamente fondamentale a che si dia la musica. Di fatto le note musicali appaiono un po' come i fenomeni, cioè si stagliano, prendono essere, appaiono per un certo periodo di tempo, i tempi in musica sono assolutamente fondamentali, per poi ripiombare nel ventre del silenzio per far posto ad altre note. E adesso questa metafora dell'armonia, della musica, poi vedremo come l'esempio della musica sarà anche trattato, ripreso dai pitagorici, da Eraclito, è molto familiare ai greci, che avevano una vera e propria passione per la musica e collegavano la musica all'armonia delle sfere celesti, all'astronomia, un po' al tutto. È una visione veramente olistica, butto lì un'altra parolaccia, olistica. È una visione che considera, è la visione che considera la natura un tutt'uno. Tutte le cose sono parte della natura. Viene dalla parola greca to holon, che vuol dire il tutto, l'intero. Quindi un tutt'uno vuol dire considerare tutto ciò che esiste, tutti i fenomeni naturali come figli, elementi dell'unica eterna matrice. Ecco, queste sono altre possibili interpretazioni o esempi che potrebbero chiarirvi un concetto abbastanza complesso come il concetto di apeiron. Ultimissimo esempio, il foglio bianco. Senza il foglio bianco, che è assolutamente indeterminato, che non presenta alcun segno sulla sua superficie, beh, non ci sarebbe la scrittura, le parole, i pensieri non potrebbero prendere corpo. Prendono corpo proprio a cagione della bianchezza, della lindezza del foglio. Dunque, con i primi filosofi si stanno già determinando dei concetti fondamentali. Il concetto fondamentale che poi prenderà corpo e nome con Parmenide, lo vedremo successivamente, è il concetto dell'essere. L'essere indica qualcosa che
anche se tutto apparentemente sembra mutare, sembra trasformarsi, sembra finire, nascere e passar via e finire e morire, in realtà c'è un qualcosa, un quid, l'archè per l'appunto, l'acqua per Talete, l'Apeiron per Anassimandro, l'aria, lo vedremo adesso, per Anassimene, che nonostante tutto permane. Quindi le cose effettivamente non cessano di essere, nulla viene dal nulla, semplicemente perdono quella che era la loro provvisoria determinazione. Questo perdere la loro provvisoria determinazione noi lo chiamiamo divenire, cambiamento. Allora il torrente che diventa fiume è cambiato, è morto, per così dire, come torrente, ha cessato di essere come torrente, ma perché ha preso la forma di un fiume. E se ci spostiamo ancora più a valle, troveremo che ha cessato di essere un piccolo corso d'acqua per diventare un grosso fiume, un grande fiume, per poi arrivare fino ancora più verso il mare per diventare un fiume particolarmente esteso che sfocia poi nel mare. Allora vedete, le acque sono sempre le stesse in un certo senso, ma la forma di volta in volta cambia. Complessivamente nulla si è creato, nulla si è distrutto, anche se il cambiamento che c'è stato in termini di visioni, di immagini, quindi anche di parole che noi utilizziamo per indicare questa o quella cosa, è un cambiamento effettivamente tangibile. Cioè è corretto dire che quel fiume, quel torrente non è più, perché ha ceduto il posto al fiume, e il fiume a sua volta ha ceduto il posto al grande corso d'acqua e così via. Allora, per Aristotele, lo abbiamo visto, i primi filosofi sarebbero fondamentalmente dei fisici o i fisicoi, cioè si sarebbero occupati di cercare la causa materiale. La causa materiale, Talete l'aveva individuata nell'acqua, l'Aperon è un po' complicato da individuare come causa materiale perché è un concetto astratto, lo abbiamo visto nella precedente lezione. Aria per Anassimene è l'archè ed è esattamente un concetto più vicino, ecco, a questa chiave di lettura materialistica, fisica, meteorologica in qualche maniera, che utilizza Aristotele per inquadrare la filosofia dei primi filosofi, dei cosiddetti presocratici. Anassimene, quindi una generazione più giovane di Anassimandro, vive anche lui, diciamo, tra l'inizio del VI secolo avanti Cristo e la fine dello stesso secolo, sempre a Mileto, quindi sono figli della stessa città, della stessa polis, della stessa situazione socio-economica che abbiamo descritto un paio di lezioni fa. Veniamo immediatamente alla lettura e al commento di alcune testimonianze che riguardano Anassimene. Anassimene, figlio di Euristrato Milesio, fu amico di Anassimandro. Anch'egli dice che una è la sostanza che fa da sostrato, è infinita come l'altro, ma non indeterminata come quello, bensì determinata, e la chiama aria. Quindi, stessa visione di Anassimandro, quella su cui mi sono intrattenuto diffusamente all'inizio della lezione, quindi un sostrato, un qualcosa che di per sé non muta, che permane nonostante il mutamento o al di sotto del mutamento, è il concetto di sostanza, lo abbiamo già definito, substante, ciò che sta sotto. Il termine sostanza viene dal latino substantia e riprende a sua volta il termine greco hypokeimenon, cioè ciò che sta sotto, ciò che giace sotto, termine di conio aristotelico. Ma insomma il concetto è sempre lo stesso. Quando si parla di sostanza o di sostrato, ci si riferisce ad un qualcosa di fermo, di immutabile, che regge, per così dire, il tutto e dà garanzia di permanenza, quindi stabilità a ciò che esiste. Allora, questa sostanza per Anassimene non sarebbe stata indeterminata, l'Aperon, ma sarebbe stata ben determinata, la chiama aria. L'aria differisce nelle sostanze per rarefazione e condensazione. Attenuandosi diventa fuoco, condensandosi
vento e poi nuvola e crescendo la condensazione, acqua e poi terra e poi pietre e il resto, poi da queste. Anch'egli suppone eterno il movimento mediante il quale si ha la trasformazione. Quindi vedete, il cliché è sempre lo stesso. Si parte da un elemento base, in questo caso l'aria. Ci sono dei meccanismi di trasformazione, e questa è la novità che troviamo in Anassimene. Cioè lui utilizza questi due termini, questi due fenomeni, la rarefazione e la condensazione. Ben inteso, sono termini che avete studiato, che studierete anche in chimica, quindi si utilizzano anche oggi. A che servono questi due termini che indicano due processi? Beh, servono sostanzialmente a indicare, a spiegare il motivo per cui dall'aria originaria, che è l'archè, si passa per condensazione a materie più pesanti, a materiali più pesanti, no? Fuoco, allora attenuandosi diventa fuoco, quindi rarefacendosi diventa fuoco, condensandosi l'aria diventa vento, nuvola e ancora aumentando la condensazione acqua e poi terra, pietra e così via, quindi da ciò che è più rarefatto a ciò che è più condensato, per così dire. E dunque in ultima istanza l'acqua che cosa sarebbe se non aria condensata. Adesso, detto in questi termini, sembra un discorso assolutamente fuori luogo, poco scientifico, mitologico per così dire, ma se pensate ad un fenomeno che è sotto gli occhi di tutti, ovvero che il ciclo dell'acqua, no? L'acqua che cos'è? L'acqua deriva dalla condensazione del cosiddetto vapor acqueo, quindi le nuvole che noi chiamiamo aria, no? Nuvola. Termine che utilizza anche qui Anassimene, altro non sono che l'acqua, che poi cade in forma di pioggia, acqua rarefatta, o meglio l'acqua è aria condensata, d'accordo? Il ciclo è naturalmente un ciclo che si ripete sempre, no? Quindi c'è questo eterno movimento dal quale ha origine la trasformazione, sia in termini di condensazione che in termini di rarefazione. È il ciclo della natura, cyclos è il termine greco, no? I greci hanno, e non solo i greci, ma tutte le civiltà antiche hanno questa idea del tempo inteso in termini ciclici, il tempo inteso in termini ciclici che poi è una concezione tipica delle società agricole che si basano sull'agricoltura, no? Per cui il tempo è scandito annualmente dall'inverno, dal venir meno, dal morire apparente della natura, poi il rinascere della natura, le messi che biondeggiano tra giugno e luglio, l'autunno con i frutti dell'autunno e così via, quindi una visione ciclica. Veniamo alla seconda testimonianza. Anassimene, Anassagora e Democrito dicono che il motivo della stabilità della terra è la sua forma piatta, perché essa non taglia l'aria sottostante, ma la suggella a guisa di coperchio, come si vede che fanno i corpi di forma piatta, i quali sono difficilmente scossi dai venti per la resistenza che oppongono. La stessa cosa farebbe la terra di fronte all'aria sottostante per la sua piattezza, e l'aria, non avendo spazio sufficiente per spostarsi, rimane ferma di sotto, tutta raccolta, come l'acqua nelle clessidre. Ma questa quindi è un'interpretazione, una chiave di lettura, per così dire, astronomica, che giustificherebbe la stabilità della Terra. Qui la Terra è immaginata non di forma cilindrica, come aveva sostenuto Anassimandro, ma a forma di disco, quindi una sorta di coperchio. E questo coperchio non si muoverebbe a causa dell'aria sottostante che lo terrebbe, per così dire, fermo, lo sosterrebbe, un po' come avviene per gli aeroplani, no? I veicoli che si muovono nell'atmosfera e sono sorretti, no? dalle masse di aria sottostanti, qualcosa del genere. Qui Anassimene è avvicinato ad altri due filosofi presocratici, Anassagora e Democrito, di questi signori ci occuperemo più in là. Anche qui si cita
La clessidra, che è uno degli strumenti che serviva anche agli antichi, che già conoscevano gli antichi, per misurare il tempo, no? In Anassimandro abbiamo visto lo gnomone, quindi tutti i filosofi milesi si sarebbero occupati sostanzialmente, o comunque denunciano la conoscenza di strumenti più o meno evoluti per misurare il tempo, che fondamentale, lo abbiamo già ricordato, per i traffici marittimi, per i commerci, eccetera, eccetera. Ancora, l'ultima testimonianza, tratta anche questa da Aristotele, la prima era tratta dal De Cielo, opera dedicata appunto ai fenomeni celesti, la seconda è tratta dalla meteorologia, quindi opera che Aristotele aveva dedicato ai fenomeni meteorologici, va da sé. Anassimene dice che la terra, quando è bagnata e disseccata, si spacca e di conseguenza, poiché le falde che si staccano precipitano nelle crepe, è scossa dal terremoto. Perciò i terremoti avvengono nei periodi di siccità e anche in quelli di grandi piogge. Infatti, nei periodi di siccità, come si è detto, la terra disseccata si spacca e quando è saturata di acqua si sgretola. Questa chiave di lettura, vedete, riguarda un fenomeno naturale piuttosto importante, anche piuttosto sconvolgente come il terremoto, e quindi è un tentativo, possiamo dire, semplicistico, primitivo, quanto vi pare, di spiegare un fenomeno che è assolutamente, diciamo, presente a tutti ancora oggi, ma considerate che ancora oggi la sismologia non è affatto una scienza esatta e l'idea comunque della terra che si spacca, oggi si parla di falde che si trovano, che, diciamo, o di zolle, falde che si trovano al di sotto negli strati geologici, o di zolle che si spostano sulla cosiddetta sul mantello, no? Praticamente la crosta terrestre sarebbe composta da questi continenti che scivolano su questa massa di lava fusa che sarebbe il mantello. Ma insomma, queste cose poi le studierete se non le avete fatte in geologia. Ma anche qui, ecco, l'interpretazione in un certo senso è simile, no? Quando la terra Quando la terra bagnata, la terra la bagniamo, poi a un certo punto la secchiamo, si spacca, si formano delle crepe. È un fenomeno che potete osservare tranquillamente in questi giorni estivi. Se una pianta la innaffiate, no? Innaffiate la pianta che si trova in un vaso, poi per una settimana la lasciate sotto il solleone senza ricordarvi di innaffiarla. Se andate a controllare successivamente, vedrete che la terra si è seccata, si è contratta in un certo senso e si sono formate delle crepe. Lo stesso quando piove molto, la terra si trasforma in fango e quindi è meno stabile. Quello che succede col fango lo sappiamo bene, no? Pensate alla tragedia di Sarno di alcuni decenni fa, ma insomma, poi purtroppo queste tragedie in Italia capitano ogni autunno, ogni stagione delle piogge. Allora, questo è il frammento 2 di Anassimene. Quindi di Anassimene c'è rimasto qualche frammento in più rispetto ad Anassimandro, anche qui propongo il testo in greco, ma insomma vediamolo in italiano in primo luogo. Anassimene, figlio di Eurystrato Milesio, sostenne che l'aria è il principio delle cose. Dall'aria tutto deriva e in essa poi tutto si risolve. Questa è la premessa di Aezio. È un dossografo vissuto nel IV-IV secolo d.C., mi pare. E queste sono le parole specifiche di Anassimene. Come l'anima no nostra, egli dice, che è aria, ci tiene insieme, così il soffio e l'aria abbracciano tutto il mondo. Vedete anche la forma, no, della testimonianza diretta, quindi il motivo per cui questo testo è stato rubricato da Diels e Krantz come frammento di Anassimene. No, perché abbiamo una citazione diretta da parte di questo dossografo. Egli dice,
quindi egli dice, probabilmente l'ha trovato scritto da qualche parte, o immaginiamo che avesse il testo aperto davanti, o un testo che a sua volta riportava questa frase tratta dal poema sulla natura di Anassimene. Dunque egli dice le seguenti parole, poche parole, il frammento. Qui quindi paragona l'aria all'anima e psiche, il termine psiche in greco, l'aria, così come l'aria tiene tutto insieme dal punto di vista fisico, quindi dal punto di vista dell'ambiente naturale in cui ci troviamo, alla stessa maniera, in termini microcosmici, l'anima tiene insieme il nostro organismo, dà vita al nostro organismo. Quindi qui il rapporto è tra l'anima come soffio vitale che anima il nostro corpo provvisoriamente, e questa sorta di anima mundi, l'anima del mondo, cioè l'aria, l'aer, aer è il termine con cui in greco si indica l'anima, ha questo ruolo, diciamo, dominante, sincratei. Kratos vuol dire esercitare il potere, esercitare il dominio, no? Allora, alla stessa maniera dell'anima, l'aria, aer, usa syncratei emas, domina, così come l'anima domina noi, i nostri corpi, il nostro essere, alla stessa maniera aer, l'aria, domina, pneuma, questo soffio, pneuma, ton cosmon, il cosmo, olon ton cosmon, tutto l'intero cosmo. Vedete, olon è il termine da cui deriva la parola che vi spiegavo prima, che vi dicevo prima, olistico in italiano, che indica il tutto. Quindi olon ton cosmon indica l'intero cosmo, l'universo nella sua interezza. Pneuma è un termine piuttosto importante, da pneuma, pensate, in italiano pneumatico, no? Il termine pneuma deriva il latino spiritus, spiro, respiro, no? Ecco perché l'anima è associata all'aria. L'anima è associata all'aria perché l'anima è associata alla respirazione, al fenomeno della respirazione, no? La respirazione è quello che ci tiene in vita, le persone vive, gli animali vivi respirano, i corpi morti evidentemente non respirano più, quindi è un'osservazione abbastanza semplice, ciò che è vivo è animato dal soffio vitale, pneuma, spiritus, respiro, ciò che è morto, quindi è riconfluito nel tutto, no? Diventerà in qualche maniera parte del tutto, come materia tornerà a far parte della natura, è caratterizzato dall'assenza di pneuma, quindi dall'assenza del respiro, che ha abbandonato il corpo, e da qui l'idea, no? Che l'anima, psiche, no? Che l'anima sostanzialmente con la morte abbandoni il corpo e quindi tenda a essere poi altra rispetto al corpo, di altra natura, da qui le varie teorie, no, sulla immortalità dell'anima. Ma di questo poi parleremo in successive lezioni. Ma insomma, ecco, pensate che storia ha il termine pneuma, no? Che già troviamo testimoniato nei presocratici, lo troveremo poi in altri filosofi, e il termine pneuma sarà ripreso dai primi filosofi cristiani, dai padri della Chiesa, e nella traduzione latina diventerà spiritus, spirito, lo spirito santo, sono termini che conosciamo, no? Lo spirito di Dio avrà poi un significato di tipo religioso. Per il momento, stando almeno a questo frammento, ha un significato, qui potremmo concordare con Aristotele, di carattere prettamente fisico-naturalistico, per così dire. Bene, allora terminiamo qui questa lezione, avremo poi modo di chiarire eventuali dubbi e soprattutto di specificare alcuni termini che sono risultati complessi. Nella prossima lezione, terminato il ciclo dedicato ai filosofi milesi, ci occuperemo di un grandissimo personaggio, anche lui tra leggenda e storia, che risponde al nome di
Pitagora, che senz'altro già conoscete perché avrete sentito parlare, avrete studiato anzi, il famoso teorema di Pitagora. Lo si studia alle medie, tutti quanti dovreste avercelo presente, così come il teorema di Talete o quello di Euclide, così via. Sono tutti personaggi vissuti più o meno tra il VII, VI, V secolo avanti Cristo. Da qui capite anche l'affinità che c'è tra la filosofia alle sue origini, ma abbiamo detto che il termine è piuttosto ampio, piuttosto indistinto, è veramente un aperon di indeterminatezza, e la matematica. Matematica, altro termine che deriva dal greco, no? Matesis vuol dire conoscenza in greco. E quindi le prossime lezioni saranno dedicate a Pitagora e ai filosofi pitagorici, quindi parleremo di numeri e getteremo un ponte verso discipline sorelle in qualche maniera della filosofia, ovvero la matematica e la geometria. Buono studio!